Ma in realtà il principale rilievo del KGB non è nell'area dell'intelligence per niente. Secondo la mia opinione e l'opinione di molti disertori del mio calibro, solo il 15% del tempo, del denaro e della manodopera viene spesa nello spionaggio. Per l'altro 85% si tratta di un lungo processo che noi chiamiamo sia ideologico che azioni sovversive o attive. Activi meri piatne nel linguaggio del KGB o guerra psicologica. Di base significa cambiare la percezione della realtà di ogni americano ad una tale ampiezza dove, nonostante l'abbondanza di informazioni, nessuno è in grado di arrivare a delle conclusioni sensibili nell'interesse di difendere loro stessi, la propria famiglia, le proprie comunità ed il proprio paese. Si tratta di un grande processo di lavaggio del cervello che avanza molto adagio e si divide in quattro sezioni di base. La prima è demoralizzazione. Richiede dai 15 ai 20 anni demoralizzare una nazione. Perché così tanti anni? Perché questo è il minor numero di anni necessario per educare una generazione di studenti nella nazione del tuo nemico, esposto all'ideologia del nemico. In altre parole, l'ideologia marxista-leninista è stata pompata dentro le soffici teste di almeno tre generazioni di studenti americani, senza che potesse essere contestata o controbilanciata sulle basi dei valori dell'americanismo, il patriottismo americano. Il risultato lo potete vedere. Molte delle persone universitarie degli anni 60 che si sono ritirate o mezzo intellettuali adesso sono in carica del governo, nel servizio civile, nel business, nei mass media, nel sistema educativo. Siamo bloccati con loro, non possiamo liberarci di loro, sono contaminati, sono programmati a pensare e a regire secondo certi stimoli e certi modelli. Non possiamo cambiare le loro menti, anche se dimostriamo le informazioni autentiche, anche se provate loro che il bianco è bianco e che il nero è nero, non si possono cambiare le loro percezioni di base e il loro comportamento logico. In altre parole, per queste persone il processo di demoralizzazione è completo ed irreversibile. Per liberare la società da queste persone servono, avete bisogno di altri 20 o 15 anni per educare una nuova nazione di patrioti con mente aperta e buon senso. Persone che agiscono in favore e nell'interesse della società degli Stati Uniti d'America. Quindi queste persone sono state programmate, come sta dicendo, e sono in carica, e lei è in favore di questa apertura sul concetto sovietico. Si tratta delle persone che sono state marcate come sterminatori in questa nazione. Molti di loro sì, semplicemente perché lo shock psicologico, quando vedranno nel futuro la bella società e la qualità della giustizia sociale, in pratica, voglio dire, ovviamente si rivolteranno. Saranno molto infelici per le persone rette e i marxisti-leninisti non tollereranno queste persone. Per ovvi motivi si uniranno a dei dissidenti in centro, a meno che al momento gli Stati Uniti d'America non diano spazio ai futuri marxisti-leninisti d'America. Sì, si può ottenere popolarità come Daniel Ellsberg. O gli sporchi ricchi come Jane Fonda per essere dissidente che critica il Pentagono. Nel futuro queste persone saranno semplicemente schiacciate come uno scarafaggio, nessuno pagherà nulla loro per le belle nobili idee di eguaglianza. Questi non comprendono e sarà un amaro boccone per loro, ovviamente. Il processo di demoralizzazione negli Stati Uniti d'America praticamente è completato. Al momento, per gli ultimi 25 anni, al momento è completamente realizzato. La demoralizzazione ora arriva in certe aree dove prima non arrivava alcun commento, dove anche gli esperti non avrebbero mai pensato ad un tremendo successo del genere. Molto di questo è stato fatto dagli americani agli americani, grazie alla mancanza di standard morali, come ho detto prima, l'esposizione attraverso l'informazione non interessa più. La persona che è stata demoralizzata non è in grado di accedere alle informazioni. I fatti non raccontano nulla a lui. Anche se gli faccio una pioggia di informazioni, di prove autentiche, con documenti, fotografie, anche se li porto con la forza in Unione Sovietica e gli mostro i campi di concentramento, rifiuteranno di crederci fin tanto non riceveranno un calcio nel loro di dietro.
Quando gli stivali militari li maciulleranno, allora capiranno, ma non prima di questo. Questa è la tragica magia della demoralizzazione.